Orbene, ordunque, quantunque. Così. Però la Mesita insegna come bene. Hai visto? Glielo puoi dire, eh? Sì, sì, sì. Siamo giunti naturalmente qui al momento della cucina di Tadà, cucina del venerdì, ovviamente c'è lui, ai fornelli, Daniele Novoselic. Buonasera, buonasera. Ciao. Grazie. Non è nuovo, ma è Novoselic. No, no, nuovo, sì, sì. Allora, nuovo, ma cucinato ormai con vecchio, Novoselic. Ormai vecchio. Senti, ti ho fatto anche il nuovo slogan, claim, sì, il nuovo sì, slogan. Sì, allora, caro il mio... Ceffone. O cuoco, o perché cuocone, ti piace cuocone, di più. Cuocone. Ti piace di più. Oggi c'è un ricetta, un nome che è molto particolare, cioè praticamente pare un rebus. Pennette alla crema di Shropshire Blue e lamponi. Lamponi per me, lo sai, no, eh? No, vabbè, non li metto. Ok? Li metto da una parte. Li metti da una parte, lo sai? Vabbè. Tutto il resto va bene. E allora, ecco gli ingredienti che vi servono per replicare a casa questa squisitissima ricetta. Ho messo anche i grammi, visto? Cioè... Esatto. Lo Shropshire Blue, che è appunto un tipo di gorgonzola, esatto, e il blue cheese, quelli che chiamano anche gli americani blue cheese, 200 grammi, 500 grammi di crema di latte, stai migliorando a vista d'occhio anche il dosaggio degli ingredienti, 500 grammi di pennette trasfilate in bronzo, un porro, olio extravergine d'oliva e una vaschetta di lamponi. Allora, prima di tutto vorrei salutare due persone. Il primo è Runfi. Runfi ormai è... Runfi, io ti faccio un appello. Ti voglio qua in trasmissione da me. E se lui non ti ci vuol portare, ci penso io a farti arrivare. Sì, sì, sì. Hai capito, va bene, Runfi? Va bene, lo porto. Te lo porto. Contatta me, che ti faccio venire qua io, nel nostro studio, a cucinare il capo. Insieme a me, insieme a me. Facciamo va bene, riposare. Va bene, promesso, promesso. Bene? Promesso. Ok, Runfi? Saluti anche alla moglie, perché sennò la moglie pensa male. Comunque... Ai signori Runfi, Simone. Bene. Runfola, ceffone anche lui della gastronomia. Molto bravo, molto bravo. Molto bravo. Allora, delle bontà di Giulia, piazza principale di Colonnata, Sesto Fiorentino. Sì, no. Allora. Non confondiamo Colonnata con Carrara. No, perché se no non mi è il primo Carrara. Che si fermava. Scusi, a comprare ma le il bontà lardo. Di Giulia come il prossimo marmo. Allora, a parte tutto, abbiamo dato la lista degli ingredienti, adesso lasciamo cucinare il nostro adorato chef. Allora, il blue cheese è una variante molto simile al gorgonzola. La mia nonna è muore. È un erborinato. La mia nonna le prende un colpo. Sì, certo no. Sì. Vai. Allora, è un erborinato col... praticamente è uno Stilton, è un formaggio inglese che noi abbiamo in negozio, è un formaggio molto particolare, è buonissimo anche da mangiare, diciamo... semplicemente così, in abbinamento a del prosciutto via scorrendo, ma è meraviglioso messo nei risotti, nella pasta e quant'altro. Io stasera ve lo voglio far conoscere, è praticamente uno Stilton blu inglese con l'annato. L'annato è un ingrediente che è carico di carotene, per questo che diventa arancione. Ci sono altri formaggi simili, uno per esempio il francese Mimolet. È più duro, non è erborinato, ma diciamo è arancione. Ora, non da confondersi. Ora, con... ti rendi conto se la mia nonna le dici che un formaggio che è praticamente il gorgonzola c'ha anche il carotene che già sostiene che il gorgonzola fa bene di per sé? Quindi ormai, sì. Quindi, mi dice vai subito. Fa bene alla vista, fa bene alla vista. Capisci? Mi vuoi rovinare te. Allora, niente, andiamo. Io ho messo l'olio già a scaldare perché il tempo... in questa trasmissione è abbastanza tiranno, come dicono in gergo, e vado ad inserire il porro. Il porro può essere sostituito anche con lo scalogno o può essere sostituito addirittura con della cipolla bianca. L'importante è un qualcosa che si... di docile, no? Non la cipolla rossa è troppo forte. Quindi andiamo... Poi il porro è di stagione. Porro di stagione. Il fatto che sia stagionale, molto digeribile, non lo sappiamo, anche, molto digeribile. Piace tanto la stagionalità per vari esatto, motivi. Esatto, esatto. Tra un po' io andrò a buttare la pasta perché essendo una pasta trafilata in bronzo ha circa 10 minuti di cottura, quindi tra un po' butterò la pasta per essere poi pronti a saltarla. Quindi stiamo... Si sta parlando di un formaggio importante, quindi anche quando si compra, un consiglio
mio personale è quello di non comprare mai delle grandi quantità, perché è un formaggio che non andiamo mai a mangiarne una quantità importante, non è mozzarella o un formaggio. Basta poco. Esatto, un formaggio importante. Quindi poi sono quei formaggi che ti deve rimanere la voglia di rimangiare, no? Certo. Formaggi che non puoi mangiare tutti i giorni. Però vi consiglio, noi in negozio ne abbiamo. L'hai buttata diversi. La pasta? No, ancora no, la buttala. Perché quella trafilata al bronzo ci mette un pochino di più. E quindi mancano 14 minuti, non voglio rischiare. Ho fame. What? Tradotto, non voglio rischiare, ho fame. Ho capito. Però vedo il pubblico è rimasto stasera, quindi sicuramente gli piace stasera. Sicuro. Ma tutto Beh. Quello che fai te. Senti, come va le bontà di Giulia? Vi state Giulia stanno andando bene. Per sì. portare le cornie, insomma, a siamo casa molto, siamo molto, dei toscani? Esatto, siamo molto contenti. Abbiamo fatto anche dei menù sia per Natale che per la fine dell'anno. Abbiamo distribuito dei volantini, abbiamo un buon ritorno. E poi vediamo tanto affetto delle persone, siamo ritornati e questo è quello che ci dà una carica importante per andare avanti, insomma, per proseguire in questo nostro al cammino. Meglio. Non era facile dopo 10 anni rientrare, ma insomma siamo rientrati belli galeardi, belli... Con forza. Sì, con forza, esatto. Quindi ora andiamo a indorare questo porro. Ci vuole un attimo. Intanto... Lo Shropshire è questo, lo vedete, io l'ho un pochino guarnito con... I pomodorini gialli. No, sono Arca Kenji. Ah, sembrava pomodorini gialli, vedi, ho già sbagliato. Arca Kenji. Arca Kenji. Senti, ma come vi siete organizzati per Natale? Organizzati molto bene, portiamo I cibi confezionati, cioè va a dire nei contenitori termici a casa, caldi. Allora mi porti qualcosa anche a va me? Va bene, eh? Perfetto, perfetto. Faccio l'ordinazione. Benissimo, prendo un piattino. Mettiamo Shropshire. Eccolo lì. Poi glielo mandiamo alla tua nonna questo. Mamma mia, impazzita. Ripriviamo della crosta. Ci fate caso, non è bellissimo come formaggio, però ha una fragranza che è incredibile. Comunque i porri sono fantastici perché puzzano meno della cipolla, hanno un odore buonissimo e fanno tra l'altro molto bene. Sì, esatto. Stanno appassendo. Guardate quest'acqua com'è chiara, quindi questa è una pasta veramente eccezionale. Trafilata al bronzo. È trafilata in bronzo e lascia un'acqua chiarissima, quindi vuol dire che sono che ha dei grani meravigliosi. Esatto, la cartina di tornasole. Ci sono tutti i prodotti che noi abbiamo in negozio, noi lavoriamo solo roba vera, perché oggigiorno... Not fake, come si dice. No. E questo fake è molto ce n'è importante. Anche troppi ora. Poi è una pasta ovviamente del nostro territorio, quindi ci rende ancora maggior molto onore, a si rispetta la qualità, la tracciabilità e tutto quello che volete, quindi anche se varchiamo i confini con questo speciale blue cheese, diciamo pure che rimaniamo però fedeli in tantissime materie prime che compongono ovviamente la nostra ricetta, alla nostra toscanità che ci piace tanto. Metto un po' di pepe. Mi raccomando, il sale mai, io ho già salato la pasta non eccessivamente. Soprattutto perché è una pasta al formaggio. Quindi esatto, formaggio già questo è un formaggio importante, quindi ha già sale. Un sapore. Poi nel fondere tira fuori ancora più il sale, quindi non andiamo mai a caricare troppo una pietanza di sale. Correggiamola sempre Sai in fondo. Sai che i primi 11 minuti sono già volati? Sì, diciamo. Avete delle pietanze, dei cavalli di battaglia in occasione del Natale o delle richieste in particolari anche che vi sono pervenute? Ascoltami, allora, piace tanto, noi facciamo questi taglieri di formaggi e di salumi molto guarniti, molto belli, sembrano dei quadri, sono molto molto belli e io li abbino alle varie confetture che facciamo noi, quindi basta alle persone anche un po' educarle e dirgli quello come le devono mangiare, cioè nel senso non si può mai mettere in un tagliere su 4 o 5 formaggi 3 troppo sapori, si va sempre a salire, no? Se ne mette uno
un poco saporito, e poi andiamo a salire, quindi gli insegniamo anche in termine orario come vengano mangiati, in modo di che quando si arriva sennò se si mangia per primo il formaggio molto, molto saporito non assapori più gli altri. Allora io vado a inserire un po' di panna ora. Si può utilizzare in alternativa, per farla più leggera, anche una crema di latte. La crema di latte, allora, ora io non ti voglio contraddire, ma... No, la crema, era una domanda, eh. Allora, la panna, io ho detto panna, in gergo la panna viene detta in gergo, diciamo, di pasticceria, ma in realtà è una crema di latte, che uno può dolcificare o salare. Ecco, perché io la crema di latte invece, quando magari la compro già confezionata, utilizzo una crema di latte che è un po' più leggera della panna da cucina, perché contiene... La panna da cucina, chi sa far da mangiare, con tutto il rispetto, è una cosa che non adopra mai. Ecco. Adopra solo panna fresca, cioè panna fresca intesa quei quartini o mezzi litri che te trovi. Perché l'importante è farla bollire. Questo, capito? Come? Volevo chiedertelo appunto questa specifica, perché a volte si fa un po' di confusione, un po' da no, basta. Cioè, questa guarda come lo vedi, com'è bella, guarda come rimane. Questa praticamente o la sale o la dolcifichi. Quindi in questa maniera viene adoperata, quindi lascia la pietanza molto più omogenea, molto più... adatta alla mantecatura. Esatto, la panna da cucina è comoda per averla in casa, ma non è, a livello di cucina, non è assolutamente... il massimo. No, esatto. Allora, stiamo facendo bollire la panna, vedete fa una schiuma bianca. Scusate. Senti, poi c'è stata qualche richiesta particolare da parte. Abbiamo avuto delle richieste molto particolari. Abbiamo un po' ritrovato i vecchi clienti, quindi cose ci venivano chieste tant'anni fa. Tra cui la mia professoressa d'italiano. La signora Mesi, risalutiamo. Ciao prof! Adesso sono del tuo, E praticamente quest'anno faremo anche un sugo di cinghiale particolare, come viene fatto in Maremma. E tu vai a pescare, oggi hai visto c'era il fiore della cucina toscana nel nostro angolo. Sì, l'ho visto, sì, tra l'altro molto valido, ho visto, sì. Sì, e quindi ci sono tante ricette, no? Sia povere che più... Io ora ho quasi finito il libro della cucina della Piana. Poi verrai a presentarlo qui. Sì, che io poi vorrò devolvere in beneficenza, quindi... però con degli amici... di cui non l'ho scritto io una parte sono stato molto aiutato, siamo andati a ritrovare cose vecchie scritte dai ragazzi delle medie degli anni 70 che chiedevano ai vari nonni delle ricette particolari. Allora, pennette e crema di Shropshire. Io vado a mettere lo Shropshire. Blu e lamponi, ingredienti. Questo particolare formaggio 200 grammi, 500 grammi di crema di latte, 500 grammi di pennette trafilate al bronzo, un porro, olio extravergine d'oliva e una vaschetta di lamponi per guarnirli. Ho già messo lo Shropshire dentro. L'hai già messo, eh? L'ho già messo, sì, perché eravamo arrivati alla densità giusta. Ecco, qual è il punto ideale per me? Non devi praticamente far ritirare la panna del tutto, se no non hai... cioè, se no dopo non riesci a saltarla. Ok, e non riesci a sciogliere nemmeno bene il formaggio, esatto. Perché è un formaggio piuttosto solido. Ho preso già un colore arancione. Naturalmente a te non ti metto i lamponi, metterò solo di guarnizione, esatto. Va bene? Non la mangi. Allora, il lampone è una variante, non è indispensabile. Non è indispensabile. Cos'altro ci potremmo mettere? Un'erba cipollina in fondo, un po' tritata sopra, non ci starebbe male. Anche però, anche volendo, due foglie di basilico non ci starebbe male. Sì, esatto. Sta venendo una salsa molto omogenea, molto bellina. Fate anche consegne a domicilio? Noi consegniamo, sì, noi facciamo consegne a domicilio. Addirittura avendo un catering, quando potremmo riorganizzeremo anche le scene a casa con... E io ve lo auguro. Camerieri e quant'altro, che era un po' la nostra vecchia... da dove siamo partiti, insomma. Perché noi eravamo partiti, le Bontà di Giulia erano partite da lì. Poi si sono sviluppate e sono arrivate
Ecco qua. Guardate che bel colore, giallo arancio. Di queste c'è un profumo. C'è un profumo, mannaggia te, come posso fare io? Detto Olivana le vuol mangiare? Non importa, prima arrivo io. 4 minuti intanto per concludere il tutto. Questa è un'ottima, per esempio, ricetta che potete fare, visto che dobbiamo stare a casa l'ultimo dell'anno, per festeggiare l'ultimo dell'anno in casa. Certo. Internos. O se no ci chiamano e glielo consegniamo noi per la scena. Già pronto? Sì, sì, noi facciamo anche l'ultimo dell'anno. Tutto. Tutto, facciamo tutto. Ma meglio di così, così non si sporca neanche la cucina. Bravi. Poi ci riconsegnano addirittura tutto da lavare, quindi non devono neanche, se hanno bisogno dei piatti, bicchieri. Pensiamo tutto noi, quindi. Vabbè, sei pazzesco. Voi delle bontà di Giulia, grazie anche al mitico Runfi. Poi volevo salutare anche Patrick, il mio amico Patrick, che mi sta guardando, ex vicino di casa, che è veramente uno dei miei più cari amici. Lo saluto, non lo vedo da un sacco di mesi, spero veramente di vederti presto, anche perché ho un sacco di cose da raccontarmi. Ciao Patrick, un bacione a te. Eccoci. Te lo metto su una parte, se no non lo mangi. Io non lo mangio. Forchetta. Ecco qua. E arrivo. Forchettas. Perfetto. La forchettas. E poi io mi sposto. No. No. Scusate. Quella no. Quella non andava presa. Ecco qua. Lo squalo. Musichetta dello squalo. Soffiare, 1, 2, 3, soffia, 1, 2, 3, che queste squisite pennette naturalmente vengono a me. Queste sono buone. Veramente buone, mamma mia. Poi anche veloci. Ripercorriamo insieme gli ingredienti, da non perdere, potete utilizzare insomma varie varianti di alcuni ingredienti, ma è consigliato questo particolare blue cheese che ha l'aggiunta di carotene, 200 grammi, 500 grammi di crema di latte, 500 grammi di pennette trafilate al bronzo, un porro, olio extravergine d'oliva e un cucchiaio di lamponi a guarnizione. Io me ne prendo un altro pezzettino, vieni vicino a me Daniele. Sarai protagonista anche tu, vicino ma lontano, del Natale, del Capodanno, sì, di Cadà, sarò... quindi noi saremo con voi anche in queste giornate così speciali per portarvi un po' della nostra consueta allegria, leggerezza e il nostro spirito che da sempre ci contraddistingue, certo. Quello di dare un'informazione anche su tutto il bello che c'è e su tutto l'utile soprattutto che c'è. Il credetemi, c'è veramente tanto nella semplicità. È racchiusa sempre la vera ricchezza, non l'ho detto io, l'ha detto Sant'Agostino. Comunque, che è molto più di me, e quindi insomma noi naturalmente ci affidiamo a lui in questa festività che, anche se dicono che non è particolarmente sentita, lo sarà. E sai forse perché? Sì, forse... perché il Natale è lo stato mentale e poi per chi ci crede, insomma, è nato lui, io ci credo e quindi per me è un Natale assolutamente certo. Cristiano. Grazie. Grazie a te. Grazie a Daniele Novotselic. Grazie a tutti voi. Adesso l'informazione, che è solo quella del TG38, il telegiornale più amato da tutta la Toscana, per tutta la Toscana. Con Tadà ci rivediamo con un ensemble del meglio di Tadà a partire da lunedì e poi saremo con voi il 25 e il 31 per festeggiare insieme questa festa che è la festa più importante dell'anno. Abbiamo bisogno tutti di felicità e di serenità. A poi. Bene? Un abbraccio. Ciao a tutti, buona serata e buon venerdì e soprattutto buon weekend.